Nello scorso video vi abbiamo portato con noi a Bari per un viaggio nei suoi cibi tipici. Mentre oggi vi mostriamo cosa c'è di bello da vedere. Se siete pronti, andiamo! Oddio! Ecco! Ce l'abbiamo fatta! Che corsa! Che corsa! Incredibile! Non ci credo! Arrivati! Siamo finalmente a Bari! Sì! Sorriso più bello di Torino a Bari! Comunque siamo in piazza Francesco Caraballese. Carabellese. Carabellese. Buongiorno. Buongiorno. Adesso ci dirigiamo verso il mare per il nostro primo giorno a Bari. Sì. Primo giorno intero. E come prima cosa incominciamo andando verso? Il lungomare. Il lungomare da Bari. E sul vostro cammino potete anche incontrare un giardino molto carino. Sì, il giardino Umberto Colonna è lungo la strada verso il Teatro Petruzzelli, che è la nostra prossima meta. Esatto. Ma vamos! E arrivati al Teatro Petruzzelli, cioè abbiamo le nostre spalle. Sì, in teoria oggi non è giornata di visite, ma noi proveremo a entrare lo stesso approfittando del B-Fest che c'è in questi giorni, un festival sul cinema. E quindi andiamo a vedere questo che è il quarto teatro più grande d'Italia. E un altro teatro per noi! La piazza ferrarese. Molto, molto. E oggi proviamo per la prima volta un tour con Civitatis. Non sappiamo bene come funziona, sappiamo che è una passeggiata di un'ora in città. Gratuita. Gratuita, ci affidiamo a loro e vediamo cosa ci mostrano. E così vi mostreremo noi a... Proprio qua, le guide sono qua. E vai. Siamo per iniziare. Come sempre noi abbiamo una visita alle 10, arriviamo alle 9.59. 10.00, va bene. Finito il tour di Civitatis con le due guide di Bari Tour. Molto bello, ci è piaciuto moltissimo. E ora ci facciamo una camminata sulle mura di contorno di Bari Vecchia. Sì. E quando camminerete sulla muraglia, fate attenzione che potrete incontrare delle casettine che hanno tutti i vasetti, finestre colorate, sono molto molto instagrammabili e una tappa qui ci vuole. Ciao! Sono coloratissime, bellissime. E vicinissimo alle casettine colorate sulla muraglia, di fronte al mare, sul lungomare, c'è anche il fortino da cui c'è un ottimo panorama. Fortino Sant'An? Antonio? No, non lo sapevo. Il fortino è Sant'Antonio, proprio lui. Facile. Voto Antonio, voto Antonio.
Siamo riusciti pure a entrare al Teatro Margherita. Sì. Adesso proseguiamo il nostro tour a piedi e vediamo cosa andiamo a scoprire lungo il cammino. Poi ovviamente non poteva mancare una passeggiata nella strada dell'Arco Basso, dove ci sono le signore che fanno le famosissime orecchiette. E dopo la visita alla strada dell'Arco Basso, ora dove andiamo? Proprio di fronte al Castello Svevo. Oh, che bello, mi massaggia la spalla. Stupendo. Finita la visita al Castello Svevo, ovviamente lì vicino c'è anche piazza Massari. Adesso andiamo a fare un giro nel suo mercato. Fateci un salto, se avete fortuna beccate il mercato. E poi potete sfociare in Piazza della Libertà, dove ti puoi sentire libero, ma sì, soprattutto dove c'è il Teatro Comunale Piccinni. E non solo, di fronte al Teatro Piccinni c'è anche Palazzo del Governo. Penso dove governavano o governano ancora. E poi da Piazza della Libertà è facile arrivare direttamente in Corso Vittorio Emanuele. Il nostro amico, ormai celebre, che ci investono, vecchio re, nonché nostro amico alla lontana. Dopo Corso Vittorio Emanuele, un altro corso dal nome piemontese, ovvero familiare, Corso Cavour, dove proprio c'è anche vicino al Teatro Petruzzelli, di fronte alla Banca d'Italia, e c'è una bellissima fontana con tanti piccioni, guardoni in piccioni. E poi dopo fatevi una bella passeggiata, ovviamente sempre in Barivecchia, e dovete trovare o cercare Largo Albicocca, che ci erano suggeriti i nostri amici Sara e Paolo. Anche loro hanno un bellissimo canale YouTube, quindi anzi, vi invitiamo a seguire, molto oltre più bello che noi, del nostro. Anche loro, anche loro. Seguiteli e iscrivetevi anche al loro canale. Sì. Poi camminando per Barivecchia, esattamente in strada Zeuli, cosa potete trovare? Delle cassettine di legno colorate, molto carine, molto instagrammabili, e una bellissima porta dipinta. Che brava! E vicino a strada Zeuli, dove siamo passati prima, andiamo poi subito dopo a trovare l'Arco Meraviglia, che ha una storia simile a Romeo e Giulietta. Possiamo dire che sono i Romeo e Giulietta di Bari. Esatto. E sempre su Via Sparano avete anche l'occasione di vedere una bellissima chiesa, ovvero quella di San Ferdinando. Comunque forse Via Sparano. Ok, andiamo. E sempre su Via Sparano. Potete incontrare un bellissimo palazzo, vero? Uno dei palazzi più belli di Bari, Palazzo Minkuzzi. E giorno 2. Qui a Bari iniziamo la giornata con una passeggiata sul lungomare, il tempo è bellissimo. E poi non fa mai male. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al mercato del pesce. Da Relanze. Una cosa del genere, perdonate l'accento, la pronuncia è sbagliata, ma... Scusateci baresi, scriveteci la pronuncia giusta e non lapidateci. Ho
dopo la Basilica di San Nicola sulla muraglia, mi raccomando, non dimenticate di visitare il Museo Monastero di Santa Scolastica. E adesso andiamo a vedere com'è. Come ultima tappa andiamo a visitare Palazzo Simi, che ce l'ha consigliato l'archeologa guida di Civitatis, quindi ci fidiamo di lei e andiamo a visitarlo. E come ultima tappa verso la stazione sono i giardini Umberto I. Facciamoci un girettino lì prima di andare via. No. E voilà, eccoci qua, si conclude il nostro viaggio a Bari nelle cose da vedere, da fare. Sì, tra poco l'aereo ci aspetta per tornare a casetta, il weekend è finito. Noi speriamo che ciò che abbiamo visto vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguiteci anche sui social. Speriamo che la nostra semplicità vi sia piaciuta e che ne so, ci vedremo in Italia, nel mondo e poi magari in futuro anche nello spazio grazie a Elon Musk. Andiamo nello spazio, dai! Alla prossima! Ciao! Ciao!